La lista rossa degli habitat europei è uno strumento innovativo di cui si è dotata l'Unione Europea nel 2016. È un prodotto nuovo nel senso che finora le liste rosse avevano riguardato le specie, mentre per la prima volta si è rivolta l'attenzione alle comunità vegetali, quindi agli habitat, che è un approccio che era stato già adottato anche dalla stessa direttiva Habitat. È un documento liberamente scaricabile in rete che fornisce un quadro complessivo degli habitat in tutto il territorio europeo e che fornisce un quadro abbastanza preoccupante perché più di un terzo di tutti gli habitat censiti risulta versare al momento in uno stato di minaccia più o meno grave. La cosa positiva da dire è che l'Italia ospita al suo interno più di due terzi degli habitat presenti in Europa, quindi è un'ulteriore conferma di quanto il nostro paese sia ricco di biodiversità e meritevole di attenzione.